Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Lieto crepuscolo a tutti, dalla voce di Simone Colaiacomo. Questo è Genius Loci, lo spirito del luogo. Ed oggi vi parlerò di un evento che ha preso il via ieri, 8 dicembre 2015. Papa Francesco ha indetto lo scorso 13 marzo, per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus, un giubileo straordinario. Il tema a cui è dedicato è la misericordia e terminerà il 20 di novembre del prossimo anno, nel 2016. A differenza del passato, siamo di fronte a quello che è stato definito un giubileo tematico, il cui scopo è richiamare la Chiesa alla sua missione pastorale, tenendo in forte considerazione tutti quei riferimenti legati a contenuti inerenti l'ebraismo e l'Islam. Questo ha lo scopo di aprire i cuori delle persone al dialogo per superare gli attriti fra le grandi religioni monoteiste. Ma cerchiamo di capire che cosa è il giubileo. Il termine giubileo deriva dall'ebraico jobel, che letteralmente significa caprone. Indica infatti il corno del montone che nella tradizione veniva utilizzato quando si aprivano le cerimonie sacre. Oggi ha aggiunto anche un senso specifico, legato ad un momento di gioia, di felicità, di giubilo per l'appunto. Questo anno santo, come è anche solitamente definito, anche se in realtà non dura proprio 12 mesi, ma un po' meno, e riprende quello ebraico, con la differenza che è prima di tutto l'anno dedicato a Cristo nel cristianesimo, poiché, come descritto nel Nuovo Testamento, è proprio Gesù che porta a compimento l'antico giubileo, predicando la grazia del Signore. L'obiettivo principale di un giubileo qual è? È promuovere la santità di vita, per cui un credente dovrebbe dedicarsi alla penitenza, alla conversione, alla rinuncia al peccato. Per la Chiesa Cattolica il giubileo rappresenta anche l'anno di indulgenza plenaria concessa dal Santo Padre a tutti i pellegrini, ossia il perdono sarebbe il perdono generale e lo sconto di tutte le pene temporali per i peccati già perdonati attraverso il sacramento della confessione. Quindi la possibilità di riscoprire il rapporto con il proprio Dio e con il prossimo
rende l'anno santo per i credenti, per i cristiani, appunto, una grande opportunità per rinnovare la propria fede ed essere testimoni della cristianità. Il giubileo cade ogni 25 anni e questo è quello che quindi viene organizzato ogni 25 anni, viene chiamato, viene definito giubileo ordinario, quindi è prestabilito da una regola. Il giubileo viene invece definito straordinario quando è indetto in casi eccezionali dal pontefice. Il primo evento di questo tipo fu nel 1933, quando Pio XI concesse un giubileo in occasione della ricorrenza centenaria della Redenzione. Prima di quello attuale, l'ultimo giubileo straordinario è stato indetto da Giovanni Paolo II nel 1983. E tra il 28 di giugno del 2008 e il 29 giugno del 2009 Papa Benedetto XVI aveva invece proclamato un anno giubilare speciale, così era definito, chiamato anno paolino, e paolino perché era dedicato all'apostolo Paolo di Tarso, e indetto infatti precisamente a distanza di 2000 anni dalla data di nascita dell'apostolo di San Paolo, e stando questo ovviamente la data, stando a ciò che viene tramandato dalla tradizione. Come dicevamo, l'origine dell'anno giubilare va ricercata nella tradizione ebraica, che stabiliva un anno di riposo della terra ogni 50 anni. Come possiamo ben intuire, tale periodo rispondeva ad un'esigenza ben precisa: rendere più forti le coltivazioni, e allo stesso tempo prendeva anche un significato anche umano, dal momento in cui si richiedeva che fossero restituite le terre confiscate e fossero liberati gli schiavi, appianando così, per quanto possibile ovviamente, le disuguaglianze sociali al fine di restituire l'uguaglianza a tutti i figli di Israele. Qui parliamo ovviamente del periodo ebraico, quindi molti secoli fa. Secondo la leggenda, il precursore del giubileo fu l'indulgenza dei cent'anni, parliamo del dicembre del 1299, quando masse di pellegrini si radunarono a Roma nella Basilica di San Pietro per ottenere la remissione delle proprie colpe. Questo grazie al perdono, un perdono universale, concesso in occasione della fine del secolo. Già cent'anni prima, nel gennaio quindi del 1200, stando sempre a ciò che dice e narra la tradizione, un bambino di 7 anni avrebbe ottenuto insieme a suo padre la stessa indulgenza durante il pontificato di Innocenzo III. Fu Papa Celestino invece il primo ad aprire una porta santa. Ciò avvenne nella cattedrale della città di Atri e la mantenne aperta per un periodo di indulgenza di 8 giorni. Il 22 febbraio del 1300 invece Papa Bonifacio VIII, con la bolla Antiquorum Habet Fida, Relatio, istituì il primo giubileo ufficiale, concedendo l'indulgenza plenaria a chi avesse fatto visita 30 volte alle basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura nel corso dell'anno giubilare. Nello stesso documento, di cui anche Dante ha dato una testimonianza all'interno della grandiosa Divina Commedia, si stabilì che l'anno santo si sarebbe ripetuto ogni 100 anni. Poi negli anni successivi la cadenza del giubileo fu più volte modificata, ad esempio nel 1350 fu portata a 50 anni e fu Papa Clemente VI. Questo per allinearsi col giubileo ebraico, i famosi 50 anni per la restituzione delle terre, il riposo delle terre e la libertà ai prigionieri. E poi invece Urbano VI accorciò questa cadenza portandola a 33 anni, proprio per
avere un collegamento diretto con la vita terrena di Gesù, 33 anni. E infine poi si passò nel 1475 agli attuali 25 anni, questo per opera dei pontefici Niccolò V e Paolo II. L'ultimo giubileo ordinario, il 26esimo, è stato il grande giubileo del 2000, lo ricorderemo in molti, con Giovanni Paolo II. Quindi il prossimo, per calcoli matematici, si terrà nel 2025. Il tema di questo giubileo, che è iniziato proprio ieri, è la misericordia, come dicevamo. Il Papa ha fatto un annuncio nel corso di una funzione religiosa, e ve lo leggo giusto per conoscenza. Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Questo anno santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione, ieri, e si concluderà il 20 novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo giubileo al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il Vangelo della misericordia. Queste erano le parole proprio di Papa Francesco. Ora, non voglio fare una puntata incentrata sulla catechesi, comunque, diciamo, sono notizie di cronaca, riporto gli argomenti per quelli che sono. Comunque, la bolla evidenzia cosa? La necessità di indire un anno santo straordinario al fine di tenere viva e presente nella Chiesa Cattolica la consapevolezza di essere nel mondo in qualità di dispensatrici della misericordia di Dio, quindi l'essere capace di dialogare, di parlare con il mondo, l'essere aperti ad ogni essere umano. Queste sono le due grandi sfide che si ponevano nel fulcro dell'aspirazione di intenti del Concilio Vaticano II. E il giubileo quindi vuole quindi essere un'ulteriore occasione per porre in essere un'ulteriore apertura. Infatti la bolla ricorda, tra l'altro, tutti i grandi eventi della storia della salvezza nei quali Dio si sarebbe manifestato nel suo amore misericordioso. Questo è appunto un aspetto, a prescindere dalla religione in cui si crede, è un aspetto importante, cioè il fatto di comunicare con le altre persone e creare appunto una linea, un legame, e anche tra culture differenti. Sempre sul giubileo, alcuni giorni fa, il 29 novembre scorso, il Papa ha dato inizio all'anno santo aprendo la porta santa della cattedrale di Notre Dame di Bangui. Stiamo parlando del Centrafrica, in occasione del suo viaggio in diversi paesi africani avvenuto la scorsa settimana. Un gesto con cui questo il Pontefice ha voluto dare un segno della vicinanza della Chiesa alla Repubblica Centrafricana, dove è in corso purtroppo una violenta guerra civile che sta martoriando la popolazione. Papa Francesco ha voluto precisare con il suo gesto che Bangui, che è una città massacrata dalla guerra, dove le persone muoiono ogni giorno, Bangui diventa la capitale spirituale del mondo e che in questa terra di sofferenze ci sono tutti i paesi del mondo, quindi aprendo simbolicamente l'anno giubilare con una porta fatta di semplice legno all'interno di una chiesa povera costruita verso gli anni 30. Come si può ottenere l'indulgenza?
La tradizione cattolica indica che per ottenere il perdono e lo sconto della pena temporale è necessario un pellegrinaggio. I fedeli già battezzati devono quindi recarsi fisicamente a Roma, e questo molti direbbero: meno male, viviamo a Roma, tutto facile. Però in realtà non è solo limitato a questo. A Roma o anche in un'altra delle città nel mondo, dove è presente, dove sono presenti delle basiliche maggiori. Oltre al pellegrinaggio c'è bisogno anche di fare altre cose. La Chiesa Cattolica prevede che i fedeli debbano confessarsi, pregare, fare la comunione e compiere un'opera di misericordia, di penitenza, un'opera di carità per ottenere quindi questa indulgenza plenaria. Ora, l'opinione pubblica, soprattutto quella più distante dalla visione cattolica, ha un po' storto la bocca all'annuncio di tale evento globale che metterà per forza di cose Roma per quasi un anno sotto l'obiettivo minaccioso del terrorismo, alzando al massimo il livello d'allerta, più di quanto già sia elevato. Gli ultimi fatti di Parigi e comunque le frequenti minacce rivolte proprio alla capitale italiana, in cui vi è, come sappiamo, appunto la sede pontificia, hanno portato in molti a domandarsi dell'effettiva necessità di questo giubileo speciale, facendo diventare Roma così un obiettivo sensibile per eccellenza. Da una parte ritengo non sia possibile né giusto il farsi condizionare la vita dal momento che se non uscissimo più di casa, se non facessimo più le cose che di solito facciamo, la daremmo vinta a chi fa del male una ragione di vita. Dall'altra capisco anche chi vive le conseguenze delle scelte altrui suo malgrado. Penso a chi lavora in centro, magari vicino a San Pietro, e che ogni giorno per l'intero turno di lavoro si trova in prossimità di un luogo a rischio. Non per scelta, ripeto, ma perché magari è un commesso all'interno di un negozio, o lavora in un ristorante, o è l'autista dell'autobus di servizio in quella zona, giusto per fare qualche esempio. Ma con questo, sia chiaro, non è mia intenzione farne anche percepire solo lontanamente l'idea che sto attribuendo la colpa del rischio attentati al Papa che ha indetto il giubileo, assolutamente no. Purtroppo, quando il male è insito nell'uomo e questi decide di coltivarlo anziché estirparlo, ciò assume una forma personale, soggettiva, talvolta alimentata dal condizionamento di altri che agiscono su elementi più deboli o semplicemente più malleabili, per caratteristica personale o per causa-effetto dovuta ad un particolare periodo della vita di un soggetto che vive un momento di fragilità. Ed ecco che si reclutano nuovi adepti. Fatto sta che dobbiamo trovare le risorse in noi ed andare avanti lungo le nostre strade, trasmettendo pensieri positivi e cercando di stimolare in chi ci è prossimo la scintilla del rispetto e la fiamma dell'empatia. Prendiamoci adesso un momento di riflessione ascoltando un piacevole brano di Franco Battiato, una poesia in musica che può solo allietare il nostro spirito. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie.
sentire, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Ben ritrovati dopo questo piccolo spazio musicale, piccolo ma intenso, grazie proprio a una canzone unica e bellissima. Siamo ancora insieme e questo è Genius Loci, lo spirito del luogo, che vi parla attraverso la mia voce, la voce di Simone Colaiacomo. Dopo aver parlato del giubileo appena iniziato, ci siamo inoltrati nel discorso sull'empatia. Cosa significa essere empatici? L'empatia è la capacità di comprendere appieno quello che è lo stato d'animo altrui, sotto qualsiasi punto di vista, sia che si tratti di gioia, sia che si tratti di dolore. Quindi, cosa significa empatia se non sentire dentro? Quindi, mettersi nei panni dell'altro. E questa è una capacità che fa parte dell'esperienza umana e anche animale, in tutte le sue forme. Il termine empatia è stato coniato dallo studioso di arti figurative e di problematiche estetiche Robert Visscher, intorno alla fine dell'Ottocento. Tale termine nasce perciò all'interno di un contesto legato alla riflessione estetica, ambito in cui, parlando appunto di empatia, ci si riferisce alla capacità della fantasia umana di cogliere il valore simbolico della natura. Visscher concepì questo termine come capacità di sentir dentro, di consentire, contrattino sentire praticamente per farvi capire il senso della parola. Sentire e permettere, ovvero sarebbe la capacità di percepire quella che è la natura esterna, come fosse interna però, come appartenente al nostro stesso corpo.
Stiamo parlando della capacità di proiettare i sentimenti personali negli altri e persino alle cose che possiamo percepire, se vogliamo estremizzare appunto l'azione empatica. Il termine empatia verrà poi successivamente utilizzato da Theodor Lips, il quale lo posizionerà nel cuore della sua concezione estetica e filosofica, considerandolo quale attitudine rivolta al sentirsi in armonia con l'altro, saper cogliere i sentimenti, le emozioni, gli stati d'animo altrui e quindi essere in piena sintonia con ciò che si vive e con ciò che si sente. Alcuni hanno voluto dare un termine specifico per indicare l'opposto dell'empatia, ovvero il termine dispatia, che sarebbe l'incapacità, il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui. Il vocabolo dispatia non è inserito nei comuni vocabolari, ma è comunque utilizzato a volte nei testi di alcuni autori. È possibile differenziare l'empatia in due categorie. Parlando di empatia positiva si intende la capacità del soggetto di partecipare pienamente alla gioia degli altri. Si tratta quindi di un congioire, e un saper cogliere la gioia appunto degli altri avendo coscienza della felicità da questi provata. In tal senso l'empatia in termini positivi può essere collegata in generale alla simpatia. La gioia colta attraverso la simpatia è però differente rispetto al contenuto dalla gioia colta tramite l'empatia. Nel primo caso, infatti, sarà una gioia non originaria e quindi meno intensa e durevole rispetto a colui che si presenta più prossimo a questa gioia, mentre nel secondo caso la gioia colta tramite l'empatia sarà di tipo originario, in quanto il contenuto di ciò che viene provato empatizzando con l'altro avrà lo stesso contenuto, anche se solo un altro modo di dadità, ovvero il darsi in maniera anche solo leggermente, ma significativamente prossima. Poi vi è l'empatia negativa, cioè l'esperienza di colui che non riesce a empatizzare rispetto alla gioia altrui, trasferendo nel proprio vissuto originario le sue emozioni. Ciò accade in quanto qualcosa in lui si oppone, un'esperienza presente oppure un'esperienza passata, oppure la stessa personalità della persona, divengono una barriera. Pertanto il soggetto si sente incapace di cogliere questa gioia nelle altre persone. L'esempio potrebbe essere quello della perdita di una persona cara che impedisce all'individuo di far emergere una simpatia verso la gioia dell'altro e quindi di condividerla. In questo caso, infatti, il triste evento e i sentimenti affini e conseguenziali che ne derivano fanno sorgere un conflitto, in quanto l'io si sente diviso tra due parti, ovvero vivere la gioia altrui o rimanere nella tristezza che quanto accaduto personalmente determina. Secondo i concetti esposti dall'economista e saggista statunitense Jeremy Rifkin all'interno di un suo saggio pubblicato nel 2010 intitolato La civiltà dell'empatia, l'uomo moderno è per natura predisposto all'empatia, intesa come capacità di immedesimarsi negli altri, uomini o animali, attraverso i cosiddetti neuroni specchio, così da sentirne le gioie, le sofferenze, le fatiche. Secondo appunto Rifkin, sono circa 20.000 anni che non siamo più Homo sapiens sapiens, ma siamo divenuti ormai Homo empathicus, così ha definito il genere umano.
Perché? Perché leghiamo tra noi, socializziamo, ci prendiamo cura l'uno dell'altro, cooperiamo, ci basiamo su tre colonne portanti per il nostro benessere, che sono la socializzazione, la salute legata all'igiene e alla sanità nutrizionale, e il terzo è la creatività. Quando una di queste tre colonne o l'empatia viene a mancare o repressa, vengono fuori i nostri alter ego, da cui la violenza ne deriva, l'egoismo, il narcisismo. Poi però che succede? Ci pentiamo di aver fatto del male. Perché? Perché il male non è nella natura umana. Vi voglio raccontare la breve storia dei porcospini di Schopenhauer. In una fredda giornata d'inverno, un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal freddo si stringono vicini. Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad allontanarsi l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi, si pungono di nuovo. Ripetono più volte questi tentativi, sballottolati avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella moderata distanza reciproca che rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi male reciprocamente. Questo era Schopenhauer a raccontarci tale particolare storia. Facendo un collegamento con l'ambito sociale, il bisogno di società che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l'uno verso l'altro. Tutte le loro molteplici repellenti qualità e i loro infiniti e variegati difetti, quando ne sono, solitamente chi non ha difetti, spesso anche direi insopportabili, tutte queste cose li respingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media che essi riescono alla fine a trovare, e grazie alla quale è possibile una coesistenza, dove si trova? Si trova a livello relazionale nella cortesia e nelle buone maniere. Parliamo di società, naturalmente. A colui che non mantiene quella distanza, si usa dire infatti in Inghilterra keep your distance. Infatti, con la distanza il bisogno del calore reciproco non è soddisfatto, e quindi è soddisfatto più che altro potrebbe essere soddisfatto, ma solo in modo incompleto. In compenso, però, con la distanza non si soffre delle spine altrui, ricollegandosi ai porcospini di Schopenhauer. Colui però che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli. Comunque anche questo diviene un limite personale. Per questo il segreto dell'empatia, ovvero quella strana capacità di sentire l'altro, di cui tutti noi, seppure in diverso grado, siamo dotati per natura, sta in ciò che permette agli uomini di riconoscersi a vicenda dal semplice incontro di uno sguardo, nel saper cogliere, percepire tutti quei bisogni dell'altro come altrettanto importanti quanto i propri, entrando così in contatto con il suo mondo interiore e con tutte quelle che sono le sue emozioni. E se pensiamo a quanto contano le emozioni nel processo comunicativo, c'è possibile anche capire molto bene perché l'empatia sia considerata una dote fondamentale per chi vuole essere un buon comunicatore, ma più in generale, per chi vuole semplicemente vivere felicemente qualsiasi tipo di rapporto, come un'amicizia, come una relazione o una collaborazione lavorativa. L'uomo è per natura definito un animale sociale,
Ciò vuol dire semplicemente che non può vivere senza relazionarsi con gli altri, ma come suggerisce il racconto di Schopenhauer, il segreto sta nel trovare la giusta distanza che ci permette di percepire le emozioni dell'altro senza però identificarci con esse, rendendo la relazione che si sta vivendo poi ingestibile. Alcune persone pensano che il miglior modo per stare vicino a chi si ama sia principalmente il provare le stesse emozioni, a tal punto da vivere quasi in simbiosi. E così convinti che si possa provare le gioie, i dolori dell'altro, come fosse un dovere. La vera empatia non richiede certo questo estremo, tra virgolette, sacrificio, che solitamente diviene controproducente. Lo sanno bene tutti coloro che svolgono anche delle professioni di supporto al prossimo, parliamo di infermieri, medici, psicologi, psichiatri, per i quali è importantissimo possedere una buona dose di empatia, però se questi si facessero completamente carico di tutte quelle che sono le problematiche degli altri, non riuscirebbero poi ad essere alla fine d'aiuto, perché sarebbe come pretendere di salvare chi è caduto all'interno delle sabbie mobili gettandocisi all'interno a pesce senza pensare poi alle conseguenze. Non si può andare oltre il limite di una sana empatia, perché altrimenti ci consumerebbe di conseguenza. La vera empatia può essere dunque riassunta in una formula che è semplicissima, banale direi, vicini ma non troppo. Un aforisma di Nietzsche diceva: se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero. Emanuela Breda invece parlava così dell'empatia. L'empatia fra le persone è come l'acqua nel deserto. Si incontra di rado, ma quando capita di trovarla, ti calma e ti rigenera. La puntata anche oggi volge al termine e spero di aver toccato un tasto in grado di suscitare una affermazione della sensibilità sul distacco emotivo, in modo che l'empatia sappia avvicinare le persone, a prescindere dalla cultura, a prescindere dalla religione, dagli insegnamenti che hanno formato persone differenti, pur sempre e comunque appartenenti alla stessa razza umana. Una soave notte a tutti da Simone Colaiacomo, che il Genius Loci vi illumini ovunque siate. Ciao! Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, just a perfect day. Probably.
problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.